Ringraziamo NordVPN. NordVPN serve a rubare le serie. No, scherzo, no. Serve a guardare cose che non potete vedere sugli altri siti giapponesi. Legge i tuoi dati su internet. Aspetta, perché tanto allora interessa solo di questo. Scherzo, interessa anche altre cose. Comunque, NordVPN, bisogna andare un po' a recuperare tutte le cose che vi mancano. Grazie a NordVPN sugli altri siti lo potete fare. Scaricatelo, è gratuito. Non credo sia. No, però a modo noi ci teniamo queste cose. Se volete proteggere i vostri dati, quando siete magari vi connettete a una connessione di Starbucks a Milano, no? Che fai? Avete paura che ci sia un hacker? Se non volete farvi tracciare, NordVPN è quello che fa per voi. Assolutamente. Se volete, insomma, usufruire dei servizi di NordVPN, no, grazie mille, perché è tutto a posto. Ecco. Bello questo. Beh, ma il Cerbero è gay? È pro gay. Il Cerbero sì, poi noi singolarmente no, però il Cerbero come entità è gay. Bellissima risposta. Mara finalmente realizzato di essere di sinistra. Beh, io ho detto a Gurulandi, ho fatto una dichiarazione molto forte. Ho detto che Mara è di sinistra, ma non lo sa. No, io vivo inconsapevolmente. Ma non è vera sta cazzata. Secondo me dipende. Quando si fa la boccia diventa più di destra. Quando c'ha le treccine è più di sinistra. Infatti il famoso saluto romano lo fece con la boccia. Quel saluto romano però l'hai fatto a Milano, no? Dobbiamo ripetere? No. Sì. Medica Cerbero Hub, postazione bellissima. Eravate belli carichi lì, mamma mia. E poi i privi di ogni tipo di sostanza modificante, eravamo al nature. Ma io l'ho detto, la sostanza più potente per quanto mi riguarda è la stanchezza. Nel momento in cui sono stanco ma so che devo performare, entro in una modalità follia. Vi dissero quando per il saluto romano di preciso? Cioè, quale... Ma chi? Cosa. Chi intendi? Cosa ci fecero girare, fecero girare lo screen per tutta Twitter. Ma in realtà molta gente è ancora convinta di questo. Cioè che hai fatto un vero saluto romano. Sono convinti del fatto che Cerbero come entità sia omofobo, razzista, anche con l'altra stronzata di Aria U. Cioè, tutte accuse che nel tempo si sono gonfiate senza una vera motivazione. Comunque cazzata a parte. Comunque, arriva lui, no, stavo dicendo in realtà che anche tu hai rischiato di ricevere il cazzo da tuo in chat. No, quello già è successo, però certo. Hai rischiato una decontestualizzazione. Ho visto un po' di giorni fa su TikTok che c'era una clip tua che girava su Michele. E ti hanno messo il beep. Sì. Che lo ha beep per aver detto nero in realtà, quindi l'hanno resa una fake n-word. Cioè, sì, davvero? Sì. Geniale se c'è per... Sì, lui ha detto tipo di Michele è nero. E lì però c'è il beep, quindi sembra una cosa geniale se ci pensi. Ma chi è stato il maestro in tal senso? Ma chi cazzo se ne frega? Ma sai a me quante volte mi prendono in giro che dicono della sindrome di Down. Però Te ti dicono che c'è la sindrome di Down? Sì. O di Tourette. Ok, silenzio, così interiorizziamo e andiamo avanti. Pausa, come insegna il maestro. Ah sì, bisogna ascoltare. Pausa. Non abbiamo nessuno da ascoltare però. Noi stessi. A parte che stanno a fare un casino di là. Allora, ma chi? Ma io non c'è sento un nulla. Silenzio, che cazzo sei un cane? Ma come cazzo, che udito hai? Un bordello tra Masella che si è portato un paio di rumene. Non è vero. Vabbè, non faceva nemmeno così. Cioè non ci rischiamo, morite. Un paio di rumene, ma perché rumene poi? Dai, lo so che stai a giocare a Magic Arena, su. Chris e Kyler, questo... Cos'è questo? Mi sono rossate le orecchie. Come? Ma per una frase singola. C'hai i orecchioni? No. Per il caldo. Sì, gli orecchioni. Roberto? Sì. No, quello è Roberto Recchioni. No! No, sì. Si chiama si così. Chiama... Dai, bimbi, per piacere. Si chiama così. Si chiama... Dario, ci hai invitato tu, che cosa vuoi? Ho capito, ma non va invitato per farmi bannare. Quale bannare? No, vabbè. Ma questo è Simone stava per guardare la roba da collezionismo. Vai, prendi il controllo. No, Simone è da controllo. Benvenuti nel canale di Dario Moccia. Benvenuti. Dai, va. Come possiamo distruggere il canale di Dario Moccia? Fermo. Mamma mia. Ma con la nostra presenza stiamo già contribuendo in realtà. Di che state parlando? No, me lo ricordo. Mangaka. No, si stava parlando di clip decontestualizzate. Vero. Sta live è piena.
non guardare mai clip tipo Dudubbi stupra Topolino. Se te la mandano. L'ho già vista la clip. L'ho vista e ha smadonnato. Sì, lei è stato violentissimo. Quanto costa quel Topolino? Non me lo ricordo, mi pare sui 300 euro, ma il problema è che è un'edizione limitata, la D23, e me la sono portata a Tokyo tenendomela in mano. E l'ho fatta passare il Metal Detector spingendola così dentro al Metal Detector. Non sto scherzando. Ha un valore affettivo. Sì. Scusa, Dario, io proprio l'ho vista con Davide che parlava lì nello sfondo. No? Ha detto questa è una prop bellissima. Da poco l'ho presa a pugni. Non era proprio una prop, però sì, insomma. Perché noi siamo abituati nel nostro studio che qualsiasi cosa può essere una prop alla fine, pure le sedie di Lino Sonego. Chidano è la prop per eccellenza. Dove hai preso questa felpa Disney? Da Primark. È piena di simboli. Se un alieno venisse sulla Terra e vedesse questa felpa, direbbe: ma che è? Qui c'è del nero, qui c'è del bianco, qui c'è una linea. Ma a noi ci ricorda un sacco di cose e queste cose che ci ricorda ce la fa comprare. Un po' come tutto questo che abbiamo attorno in questo momento. Tanti simboli di cose che rappresentano un'opera d'arte, ma non sono l'opera d'arte in sé. Sono merchandising dell'opera d'arte. Ok, quindi, dato che questa è una riproduzione dell'opera d'arte originale, per te qual è l'opera d'arte originale a cui si ispirano questi simboli, secondo te? Nel campo dell'animazione, i Topolino in questo caso. Senza i cartoni, quindi l'opera d'arte originale, non avrebbero alcun significato questi simboli qua, ma ora ha più significato, è più valente, diciamo, il simbolo che l'opera originale stessa, credo. Quindi i primi corti sono, diciamo, le prime opere cinematografiche del topo. Questo è il simbolo con cui noi sfoggiamo le nostre passioni, quindi. Sì, perché, cioè, però ormai hanno preso come una sorta di, come posso dire, è una casta, hanno preso quella poltrona e non si schiodano più, perché secondo me nella coscienza collettiva del mondo, dell'essere umano, c'è uno spazio limitato, quindi noi abbiamo questi come simboli della nostra infanzia, ma sono arbitrari, tra virgolette, perché appunto una persona, un alieno che arriva sulla Terra vedrebbe semplicemente delle linee e dei disegni. A noi ci ispirano quel tipo di nostalgia che viene usata anche come mercato, ormai. Sì, troppo. Topolino secondo me è un caso un po' eccezionale, ma secondo te, tipo nel 3000, questa roba qua potrebbe diventare... No, lascia stare Topolino, però... Vabbè, qualsiasi prodotto di intrattenimento che ora reputiamo semplice intrattenimento, tipo... Si resetta l'umanità riparte e si dimentica di quello che c'è stato prima. Se trovano una collezione Blu-ray di Stranger Things, potrebbe diventare la nuova religione dell'umanità? Sì, perché... In realtà dipende anche dalla loro cultura, cioè come loro interpretano ciò che trovano. E tu interpreti in base alle cose che già sai, quindi... Sì, cioè soltanto con magari i simboli esclusivamente religiosi, la cosa che direbbero sicuramente erano una civiltà politeista, indubbiamente, anche nelle singole nazioni monoteiste. Cioè tipo l'Italia che è prevalentemente cristiana, sì, che in teoria è una regione monoteista, in realtà non sarebbe tale. Che troverebbero tante raffigurazioni, no, di santi, si confonderebbe, beati, sì, sarebbe considerata così. Ma questo ci pensa un grande reset, sì, se avvenisse, sì, il grande reset. Ci sarà. Che è anche un concetto che è scaturito con la pandemia. Si parlava del grande reset dell'umanità come se fosse stato un reset programmato dall'alto. In realtà no, un po' una complottata, credo. Sì, lo è. Però credo che se avvenisse quella cosa che hai detto te, un'ipotetica, che ci scordiamo magari tutto, si dovrebbero ricreare queste istituzioni. Ci sarebbe quasi una sorta di corsa a chi si accaparra il posto che ora ha la Disney. Sì. Credo. Cioè... Che tra l'altro sta perdendo la Disney, no? Questo per farti capire quanto le religioni pop, perché per molti la Disney, anzi in un certo periodo storico, è stata una religione. Religione pop, bellissimo. E io sono convinto che ci sarà nessuna moda eterna. Anche, non lo so, poi a volte ci sono dei casi eccezionali, tipo Superman, che lui ha tatuato, mi veniva in mente. Che secondo Superman in realtà è, cioè... Cioè Superman non c'è l'affetto per il personaggio, ma c'è l'affetto per il simbolo. Ma il simbolo sì, ma... Però il fatto è che comunque Superman è già derivativo da quello che poi è stato espresso nella mitologia, banalmente, no? E anche nella religione. Però è il simbolo che va oltre l'opera, perché sì, il simbolo di Superman, perché è più presente, è sinonimo di che le trame dei vari Superman, banalmente. Certo, perché quella S è sinonimo di supereroe in realtà. Cioè tu lì non vedi solo Superman, ma proprio il concetto del supereroe. C'è un manga che si chiama Emma Hero, dove c'è una apocalisse. Uno decide di prendere uno scrittore durante l'apocalisse, di fargli scrivere quello che dice lui, perché lui è convinto che dopo l'apocalisse potrebbe diventare il nuovo dio di questa religione. Quindi
bene o male la gente secondo me si attrezzerebbe per fare una roba del genere. Secondo me prima o poi col Signore degli Anelli, come voleva Tolkien col Silmarillion, diventerà una nuova religione. Lui voleva creare la sua religione e ce l'ha fatta. Ma più che religione era mitologia. Sì, lui voleva la sua mitologia, sì, scusami. Mi sto immaginando un film, ma a caso, un anime, dove tutti, appunto, c'è questo reset, tranne che per un influencer, magari, che sa qualche tattica di manipolazione. Di schianto. Qualche... Sì, tipo no, G1 sì, così. Me contro te. E diventano, contro te gli, e diventano gli dei di quel mondo nuovo, perché sono gli unici che si ricordano e sanno le tattiche per far diventare una religione. Me contro te non è male. I brand sono delle religioni, perché hanno dei codici, hanno una morale, anche un immaginario. La Apple per molti è una religione, per esempio. Ma in realtà non c'è, cioè, una filosofia noi, di vita. Sì, alla sì, noi come umanità siamo sempre alla ricerca del Dio e lo sostituiamo costantemente. Famoso, no? Detto che ormai viene utilizzato pure a cazzo di cane, Dio è morto, cioè semplicemente è stato sostituito. Secondo me siamo anche alla disperata ricerca di qualcosa che ci rappresenti. Quello che diceva Galimberti, ad esempio, è che alcuni segmenti storici dell'essere umano sono identificabili con un Dio. E che l'equazione si fa rimuovendo quella cosa lì e se rimossa impossibilità nello spiegare quella particolare fase dell'umanità, tipo ad oggi il nostro Dio è il progresso, che è la tecnologia. Sì. Periodo poi poteva essere magari il denaro, il Dio di una religione specifica, cioè che levando quella cosa lì tu non sei in grado di spiegare nulla dei tempi correnti, ok? Quello è il dio, diciamo, dell'epoca. Magari per gli anni 60 può essere il consumismo. Sì, il denaro. Sì, Eisenhower anni 50, l'elettrodomestico, il microonde, sai, le prime cose. Esatto. Eh sì, l'America ha sempre insegnato, cioè insegnato, poi ha sempre professato questa roba. Certo, perché c'è stato, no, proprio il cambiamento da... La patria anche a volte era una sorta di divinità, no? Cioè nel senso, tu vivi in funzione della tua patria, della bandiera, della terra. Che questo dà alle persone una chance di identificarsi in qualcosa. Cioè di rendere un simbolo che può essere la donazione, qualcosa, parte della tua identità. Cioè io sono italiano, quindi ad esempio io credo, cioè con gli influencer, perché io seguo ad esempio il Cerbero o Dario Moccia? Perché mi identifico in quello che fa, in quello che dice, nelle passioni che ha, cioè delle passioni in comune. Quindi un villain, un influencer villain dovrebbe far identificare con se stesso... Sì. L'umanità per governarla. Cioè si può fare tipo già, sindrome, già adesso. Sindrome degli incredibili. Sì, secondo me sta già avvenendo. Mm-hmm. No, questo cioè, sì. Non è tanto una complottata, secondo me parlano anche i fatti. Quando parlava Simone di questa cosa mi è venuto in mente il finale di Full Metal Jacket, che cantano la canzone proprio di Topolino, no? Mm-hmm. Come se la loro appartenenza sia Topolino. Topolino come simbolo di libertà, di America. Minchia. Eh sì. È satira, no? Perché non me lo ricordo bene il finale. È un film che sì, è abbastanza, sì. È una denuncia contro la guerra, però c'è il piglio di Kubrick, quindi c'è una sottile... Non ironia, anche perché il finale è molto tragico, c'è una roba che non dico, però in realtà quello passa come un... Non lo so come la definirla. Sai, con Kubrick è tutto molto difficile, di difficile interpretazione. Può essere una cosa ironica, però è un'ironia che diventa subito una scena inquietante. Me, cioè, più che ironia, è macabra ironia. Macabra ironia, sì. Un po' come la scena, no, del suicidio di Palla di Lardo. Sì, è anche un po' surreale quella scena, c'è un po' di tutto dentro, sì, a quel cinema lì. Perché alla fine, cioè, tu magari vedi il personaggio che viene preso in giro fino a quel momento, lo vedi anche come il classico comic relief, no? Un po' cicciottino, preso in giro, con la faccia da simpaticone. Che ride sempre come un ebete. Esatto, così. Un po' ebete bullizzato da tutti e poi arriva magari alla soluzione tragica. E poi chiaramente sì, parla del discorso ovviamente legato alla guerra, appunto alla scelta, ecco, da parte dell'America, la scelta di rendere la difesa della patria e inneggiare appunto all'andare in guerra come un valido motivo per vivere. E perché si suicida per Palla di Lardo? Perché non era in grado e perché lo ostracizzavano anche gli altri? Poi impazzisce, sì, anche impazzisce per sì, perché diciamo non riusciva a mantenere i nervi saldi all'interno di quel cameratismo. Che è un po' la società dove viviamo, se sì, vogliamo. Ed è la cosa, non ne vuoi fare parte. La cosa interessante è che lui si suicida nel momento in cui diventa ciò che lo volevano far diventare. Sì, anche perché si suicida chiaramente con il gesto del caricamento del fucile, che cioè praticamente a un certo punto il lavoro che fanno sui soldati è quello di renderli fondamentalmente delle macchine, ok? Quindi degli automi a comando. Quindi carica, spara, carica, spara. E lui impazzisce completamente,
perdendo la sua identità di essere umano e diventa solo un mero esecutore, un ingranaggio essenzialmente, un po' come tempi moderni Chaplin. In quella scena lo vedi molto robotico, cioè sembra quasi un robot che viene hackerato, tilta e quindi fa qualcosa di imprevisto per l'umano, no? Come in quei film di fantascienza dove l'intelligenza artificiale si ribella. Effettivamente Palaylardo fa quel gesto super meccanico e poi dai quasi per scontato che poi farà quello che effettivamente fa, cioè spararsi. Il gesto meccanico è quello che gli hanno insegnato lì. Sì, sì, no? Quello del Chai. Sì, esatto. Okay. Esatto. Però sembra veramente un robot, non sembra reale, che sembrano un po' dei robot, no? Quando eseguono quei movimenti. Sì, sì. Assurdo. Vincent Onofre, sì, è mostruoso. Ciao. Ciao. Chi? Ciao. Venghi, la ragazza di Masella? No, no, no. Amica di Gianluca. Amica di Flame. Ah, ok. Non ci siamo mai visti noi? Piacere. Ok. Ciao, piacere. Ciao, ciao. Molto piacere. Sempre te, Masella, Macello, no? È Macello, tutto un casino, eh? Masella, già racconta, ma è giusta. Vabbè. Ma poi Frame è sparito, spunta la sua amica dentro allo studio. Io veramente c'ero. Vabbè, voi sarete abituati, no, penso. Sì, ormai la vita è una giostra con Gianluca, e questo è il bello, per questo che lo amiamo. La devi prendere, sì, la devi prendere così. Ogni giorno entriamo in studio e c'è qualcosa che non va. Cioè... Ovviamente niente contro di te, ci mancherebbe una piccola battuta. No, no, per dire che Gianluca, diciamo, è un istrionico. Ci riserva sempre delle sorprese. Ho detto prima, era rockstar. Cioè, arriviamo in studio, troviamo, che ne so, un divano ribaltato, una sciarpa, un profumo, una macchia sospetta, una macchia sul sospetta, una birra. No, ma è una cosa positiva. Stiamo parlando bene. Ma non dire bugie, qua la gente ci stiamo dicendo delle cose vere. Mi sembrano tutte molto veritiere. Sono cose. Ci do un clip, però, ok. Allora, una volta questa la racconto, quella del sergente. Allora, noi abbiamo un nostro... ecco, sempre in tema Full Metal Jacket. Bravo. Abbiamo un nostro moderatore che chiamiamo il sergente, che è il moderatore principale, okay, che spesso entra nel nostro PC per fissare cose. Poi desk, sì. Sì, era collegato e c'era OBS aperto con la webcam che dava sulla sala musica, no? Ovviamente studio chiuso. Sì, alle 3 del mattino, no? Sì. E stavamo su Discord e ci sta il sergente che ci chiama tutto impanicato: ragazzi, c'è qualcuno in studio, ma c'è un'ombra, qualcuno che ci manda uno screen sul gruppo. Io che andavo a cagare. Ci manda uno screen sul gruppo, c'era lui con lo zuccotto di giù, sembrava un rapinatore. Sì. E poi uscita pure una sagoma con i capelli lunghi un po' sottile, diciamo, che era Gianluca, ovviamente. Primi, si parla, vieni un attimo che ti voglio fare una domanda su questo. Vieni, dimmi. C'ho pure che te sbrago tutto. No, no, vieni, sì, mai tanto con Topolino. Allora, ascolta. Tutto a posto, Gianluca? Sì, ti vedo un po' provato. Tutto bene. No, è nel chilling. No, sto una favola. No, si parlava di simboli e di eroi che abbiamo nella vita. Te, per esempio, segui molto il mondo Marvel, sì, no? Sì. Cos'è che ti affascia nel mondo supereroistico? Beh, bellissimo esordio. Beh, devo dire, attualmente la cosa che mi affascina di più è che vogliono rendere gli esseri umani tutti uguali, specie le donne paragonate agli uomini. Infatti, se vai a vedere, ci sono molte più supereroine rispetto al passato, e la trovo una cosa affascinante, che comunque è la parità dei sessi prima di tutto. Ok, Flame, però cosa ridi? Vieni qua, rientra un po'. È uscito dall'inquadratura. Stavo vedendo le carte di peggio. Qual è la tua supereroina preferita? She-Hulk. Perché? Perché è grossa, giunonica, con dei... Se vai a vedere, io mi auguro il fisico, c'ha dei zinnoni enormi. Ma sono verdi però, ti piace? Sì. E poi c'ha un culone disumano, c'è una cosa ancora. Cioè, invece Hulk, capito, diventa grosso, brutto, scimmione. Invece lei diventa proprio un figone. E infatti è super sessualizzato. Cioè, gente se la vuole scopare, capito? Però Flame, la filosofia, no? Cazzo, di passare attraverso She-Hulk per parodiare il mondo supereroistico. A te affascina queste cose? Mi vorrei far schiacciare tutto. Smash me, please. Smash me. Ci mancherebbe. Non ti piacerebbe essere soffocato dal suo corpo verde? No, a me non piacciono le fisicate tanto, quelle grosse così non... Ma quella non è fisicata. No, è She-Hulk. È enorme, sì, ma una donna alta 3 metri non esiste. No, ma comunque anche quelle grosse palestrane non mi garbano, l'ho visto, io sto qua. Ma non è palestrata, sì, ha dei poteri, non fa ha palestra. Dei poteri? Ha dei poteri, sì. Non farti fa palestra, sborrare all'istante. Vabbè, quella è una conseguenza, però dico, qual è la tua supereroina preferita, Dario? No,
La mia supereroina preferita. Agnese? No, Marvel. Ma sarebbe stata un'ottima Marvel, risposta. Però, eh? Sì, perché ha battuto il cancro, va bene. Comunque non no, è quello il problema. Perché la tua moglie, sì, diciamo. Tu, cioè, pensato palesemente per quello. No, sono no. Le spot dell'8 per 1000, quindi c'è, cioè, palese, lei è Genoveffa. No, in realtà è battuto. Io non ci avevo pensato, okay. Onesto. Io ho avuto un culo a te. No, no, è colpa mia qui. Marvel, sì, Marvel. È colpa mia voi, oh, allora, no, ma per carità. Supereroina, dico dei fumetti, però, perché. Ok, ci sta. A me piace. Io già so quale potresti dire, la dico all'orecchio a Simone, così a poi me, non posso fregare. A me piace. C'è bisogno di farlo sentire. Sentire. Allora, forse non detto. È proprio una supereroina, okay. È un po' un antieroe, però mi piaceva da tanto il ragazzino Mistica. Ah, ok, allora non ci ho preso. Mistica degli X-Men, quella la muta forma, no, diciamo. Però il design, non so se avete mai visto il design di Mistica fumetto, come è fighissimo, no. Che c'ha il teschietto qua, no. Sulla fronte, oddio, questi occhi ricordo. Bianchi o vabbè, gialli. Se non mi ricordo, a me è rimasta molto più impressa dai primi film. Ma X-Men, a me tutte le X-Men, Rogue, poi vabbè, erano pure super freni. A Tempesta, parte che Mistica, bellissimi. Cioè la prima attrice era una grande gnocca, poi in quelli successivi, tipo X-Men l'inizio è Jennifer Lawrence. Sì, sì. E allora, il terzo X-Men è quello con Fenice. Ah, sì, che alla fine, ok, sì. Con sì. Il mutante, con il bambino che diventa la cura per i mutanti. No, a me è piaciuto quello. Ah, devo dire che è, carino, è sottovalutatissimo. In generale non è scritto molto bene, perché è un po' sbilanciato come sceneggiatura, un po' fatta a cazzo. Però c'ha dei momenti, secondo me, di grande cinema. La scena con Angelo, bambino, in bagno, che tenta di strapparsi le ali, di tagliarsi le ali con le forbici, il padre che batte alla porta del bagno, papà ho finito, e lui che tenta di tagliarsi. Questo è come le ragazze che hanno il primo ciclo e sono imbarazzate. Bravissimo, è stupenda quella scena. Ed è bello anche tutto quanto il discorso, diciamo, sociale degli X-Men, dei mutanti che vogliono curarsi. No, non è di Singer. Ci sono dei mutanti che vogliono curarsi, perché poi questo bambino essenzialmente annullava i poteri dei mutanti, e quindi lo stavano studiando in laboratorio per creare la cura. Quindi la cosa figa è che si divide, c'è lo spaccato dei mutanti, perché una parte vogliono fare la cura per integrarsi. Cioè dicono, sì, però capitemi, magari tu c'hai un potere ma rimani bello, io sono orribile. Sì, sono poteri discriminanti. Esatto. Sì, come tra l'altro pure sui Fantastici 4, questa cosa tra la cosa con la torcia umana, esatto. No? Che dice, ok, tu fai tutto il cazzo, figo, che poi scopavo, farci bellissimo, però io sono un invece mostro. Sono un mostro e non posso esatto, cambiare. Quindi alcuni dicono, però io devo farlo per questo motivo, e invece altri vogliono combattere la cura. Una cosa. Avete fatto venire un ciclo di storie fighissimo. Non mi ricordo, l'ho lessi quando ero ragazzino. Dei Fantastici 4, dove mi pare muore la cosa. E c'era una, mi pare, una dei figli di Dottor Richards, della donna invisibile, che si ossessionava talmente tanto dalla morte della cosa che faceva infinite sculture di creta con le sue fattezze. Ma quei momenti lì non torneranno mai più nella mia adolescenza. E poi scusami, Sentry è figlio di Sentry. È figlio di e sempre Richard, oddio, no? Senti, lo non sai, è che non figlio me lo o nipote, perché c'è sta cosa. Allora pure coso allora, quello Kang che... pure allora, dovrebbe Kang, essere dovrebbe dici tu, Kang, che Kang dovrebbe Richards, essere tipo come Benjamin Richard, pronipote di me lo ricordo, sì, di Richard. Franklin però in realtà pure Sentry Franklin dovrebbe essere. Io sono cintura nera essere di Spider-Man, tutti gli altri so delle basi ma non so così ferrato. Comunque ragazzi, X-Men, se vi garbano, a parte questi film che abbiamo citato, Omnibus del ciclo di storie di Claremont e Omnibus del ciclo di storie di Morrison, una roba allucinante. Quindi secondo me il terzo in realtà c'ha un sacco di idee fighissime, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista della sceneggiatura. Lasciatemi far ridere. In generale il film è sbilanciato, ma anche la scena finale in cui c'è Fenice che poi viene sconfitta da Wolverine, che si avvicina quando si spattuzzi. Allora non è fatta benissimo in CGI. Beh, oddio, ammazza, rende quella cosa di lui che si magna e poi si ricostruisce all'epoca, per la rigenerazione. Ad oggi, e ovviamente... soffre, però lui soffre due volte, soffre sia per il dolore ma sia per quello che sta andando. Bravo. A fare, guarda che è una scena concepitissima. Sì, ma per quello che è bello, perché lui è innamorato in realtà, proprio soffre fisicamente ma non solo, certo. Però la deve ammazzarla, a livello concettuale è un po' una stronzata, perché in realtà, cioè, Fenice, se pensa una cosa avviene, no? Quindi non è che, cioè, se pensa Smolecolo Simone Santoro, non è che quello si rigenera, non c'entra un cazzo con la rigenerazione in realtà.
Però ci sta per quello che dicevi te, cioè, se, infatti alla fine lui riesce ad infilzarla. La infilza nel due momento mani, proprio, in cui lei rinsavisce per un secondo e fa uccidimi adesso, lui la infilza e piange poi ovviamente. Sì, sì, e poi lei non muore anche perché la scena di bestia ovviamente. Che si avvicina al bimbo e si trasforma in umano e lui te la ricordi bellissimo. Ma è bellissima pure perché la scena dove muore il prof X, no? Che lei lo tira su dalla carrozzina e lo smolecola, brucia tutta la casa, c'è l'inquadratura sul volto suo, spacca tutto lì, ma è bellissimo il film. Ma io ti dico, cioè c'ha tutte queste scene bellissime, poi nel complesso però c'ha delle cazzate, cioè nel senso che cioè gli eventi sono proprio gestiti di merda, vanno cioè, pure il momento in cui cambia il ponte, che sposta il ponte Magneto, vabbè te, allora reintegriamo Simo poverino, detto questo, questa è la scena di merda e te che ti rolli il drumino, liguirizzina, sì sì grazie, dai piccolo rinforzo, grazie, però vorrei che sta roba che mi sta quando si parla di una cosa che non so io taccio, vorrei che posso questi primi due un momento cinematografico, non hai una tipo non dico una serie televisiva, un film che ti riordio sì nitidamente, ti ha formato sì tanto? Quelle prime che mi vengono in mente Ritorno al futuro. Sì. Penso che da bambino era proprio la saga che rivedevo a ripetizione pure con i miei genitori e non lo so, la sapevo a memoria. Poi in generale ho guardato le stesse cose che guardavano tutti, non penso che avevo una cosa... Te c'avevi la musica però? Sì. Era un disco? Oddio, Ok Computer di Radiohead, l'hai sentito? Sì, lo conosco bene Radio. Ah, che ti piace a te? Tutto quello che hanno fatto praticamente. Mm-hmm. Allora, senti, ti dico i miei gusti musicali. Non li sa i miei gusti musicali. Non li so. Non li sa quasi nessuno in realtà. Oh, questa è un'esclusiva allora. No, è esclusiva, siamo la mia novella 2000. Comunque, allora, io in realtà sono stranissimo perché non sono un grande esperto di musica, faccio abbastanza cagare. Mm-hmm. Però ho delle ose fisse. Allora, Daft Punk, proprio mi hanno formato un sacco. Yellow e Storie Tese, sono fissato perché mi piaceva questa roba che sono degli underdog, no? Cioè, vincevano tutto, ma non vincevano un cazzo. Sì. Vincevano i premi della critica, ma non vincevano Sanremo. Vendevano, ma non vendevano. C'è una canzone, si chiama Psichedelia, dove c'è anche Lucio Dalla, una canzone stupenda, che è contenuta nella colonna sonora di Tutti gli uomini deficienti. Film brutto, però che ha questa colonna sonora. Io mi ricordo, era, cioè, l'ho visto Tutti gli uomini del deficiente, tipo 2005, anche prima, 2004, 2003. Era veramente maldestra. Il film della Jalapas Band, c'erano tutti, c'era Crozza. È un film corale, in realtà. Boh, era figata. Cioè, era figo che c'erano tutti, però c'era Crozza ridotta a far DJ schizzato, cocainomane, delle robe orribili. No! Scusa, non era psichedelia, era un astronauta pasticcione. La storia dell'astronauta pasticcione, il testo è questo. C'è un astronauta pasticcione che a un certo punto si caga nella tuta e gli altri colleghi spaziali si incazzano e lo buttano fuori dalla navicella spaziale. Basta. Questo è il testo. Però musicalmente Simo è incredibile. Cioè, con questo ritmo che sembra veramente risuonare nello spazio, una roba che poi nello spazio non c'è il silenzio assoluto, però è una cosa incredibile. E loro dicono, se l'avesse scritta Lucio Dalla, verrebbe annoverata un capolavoro. E invece l'abbiamo scritta noi, l'abbiamo sempre sofferto perché ci hanno sempre considerato degli idioti. Quello è il problema sempre del simbolo, a mio avviso, si ritorna sempre là, che quando tu fai qualcosa, in 4 e 4-8 la gente ti definisce e diventi il simbolo di qualcosa. Gli Eli, per me sono il Ma simbolo... Ma anche gli Schiantos, così, sono finiti. Schiantos top, li sto scoprendo di recente, ho pure montato la cover di Sono ribelle mamma, che era un pezzo che ascoltavo quando ero piccolo degli Schiantos, l'unico che conoscevo ma che ha sempre risuonato in me. Gelati l'hai mai sentita? Sì, che parla della droga ma in maniera furbissima. Sì. Mamma mia, i gelati sono buoni ma costano milioni. Sì, erano le siringhe secondo me. Sì, chiaro, bellissimo ragazzi, ascoltate Gelati, non ha senso, vabbè, quella roba lì è Radiohead, ok. Poi anni 70 da club, però tipo Studio 54, Cerrone. Io mi ricordo che tu mi mandasti delle cose giapponesi. Sì, tipo. Bellissime, una bella atmosfera proprio, tipo che stai a Tokyo negli anni 90 in una giornata uggiosa. Bravissimo. E io ho scoperto City Pop attraverso le copertine degli album City Pop. Mettile, te le faccio vedere che sono incredibili. Sì. Le vede anche Davide, mi dice cosa ne pensa. Poi è un'estetica proprio figa. Metti City Pop cover album. Ero veramente... Ma queste copertine da dove cazzo vengono? Non sono di nessuna dimensione. Ricorda anche un po' Dragon Ball. Ti ricorda Dragon Ball gli alberi? Sono quelli di Namek. ma pure un po' la color... Sì, ho capito che intendi.
Poi c'erano anche questi. C'era. Come si chiama? La copertina, ragazzi, col cane in fisheye. Quella per me, non sto scherzando, è la copertina più bella di tutti i tempi. E tutti mi piglieranno per il culo. Flying in Beagle. Dai. Che guarda in camera col sorriso. A me farite troppo come guarda il cane con quell'occhietto. E poi vi faccio una raccomandazione: andate a vedere su YouTube. Mm-hmm. C'è la playlist completa. No, c'è l'album intero su YouTube, i commenti sotto a quella cover. Oh, cioè quella a quell'album. Ti metti Flying Beagle, sì, leggi i commenti. Ho cliccato solo per la copertina. ed è una figata. Leggi questo. Il fatto che un solo beagle può suonare così tanti strumenti insieme senza pollice opponibile mentre vola. Incredibile. Quello lì col delfino. Dai, ah, potentissimo, anzi. Questa è la golden age delle copertine, probabilmente. La dudina rossa, poi. Comunque lui c'ha, è vivo, i Gashi Penguin, e fa le mostre a Tokyo. Un giorno ci voglio andare. Ah, è permanente, credo, la mostra a Tokyo. Hai capito? Sì, è vero, la Mussolini ha fatto un disco. Sì, però... sì, di pop. Vero? Sì. Vero? Vediamo. Tokyo Life si chiama, mi pare. Sì. Mussolini. Tokyo Fantasy. Eccolo. Ah, questa è la versione anime. Sì, diciamo. Questa è la versione Initial D, per la precisione. Con l'Alfa Romeo, geniale. È questo, amore. Tokyo Fantasy, vedi? Tokyo che ho scritto con la I, complimenti. Madonna, ci ha provato. Pure a me mi attira quel tipo di estetica, appunto, Tokyo anni 90, con la pioggia, però perché? Allora, cioè, i tedeschi la chiamano Fernue, credo sia, Fernue, non so come la pronuncia. Uh-huh. Comunque è nostalgia per un posto in cui non sei mai stato. Allora... La teoria è quella, ora lascia sta perché non sono un filosofo e comunque come lascio... No. Eh? Voglio raccontare questa cosa seria a lui, per piacere. Non cercare di portare acqua al tuo mulino, non ha senso. No, io sono innocente, pare giallo. Comunque, vabbè, passami il limoncello, che parlo meglio. Ci sono delle cose che abbiamo vissuto nel passato che sono comuni un po' a tutti. Solo che non averle vissute dove l'hanno vissute gli altri ci rende desiderosi di una nostalgia che hanno provato gli altri. E questa nostalgia che hanno provato gli altri si collega all'amore che abbiamo sviluppato per certi posti, certe culture, attraverso appunto le icone pop che una ci circondano. Una sorta di empatia. Un'empatia emozionale, che vabbè è la stessa cosa, se, non lo so. Come posso spiegare? Ah, io vidi per la prima volta il Giappone non attraverso il manga, ma attraverso una puntata di Turisti per caso. E mi affascinai terribilmente perché loro per la prima volta mi crearono questo contatto con un posto mai visto. Però, prima dei Turisti per caso, anche la generazione del tuo babbo, del mio babbo, riuscirono a creare questa sorta di legame con un posto lontanissimo e creando questa nostalgia inesistente con Goldrick, Mazinga Goldrick, perché quando arrivò c'erano già gli anime. Sì. Però erano nello spazio oppure racconti occidentali adattati anime. Heidi, Anna dai capelli rossi, sì. Marco dall'Appennino alle Ande. Si chiamava World Masterpiece Theater, cioè questi maestri giapponesi prendevano racconti occidentali, si affascinavano e li riducevano all'animazione. Li riadattavano. Quando arrivò Mazinga, Goldrick e Company, vedevano il Giappone per come era veramente, le strade giapponesi. Io l'ho visto con Doraemon, ad esempio. Bravo! Ecco, Doraemon, sai che cos'è? Doraemon è Nerima, è un quartiere dove lavoravano a Doraemon, cioè semplicemente i registi guardavano fuori di finestra e facevano quello che vedevano. Ottimo! E quindi cosa c'è più nostalgico del posto in cui vivi, cresci e lavori? Sì, sì. E te percepivi questa cosa? Bellissimo. Mi sono ricordato una cosa, mentre sono andato una volta in Giappone, a Tokyo e Kyoto, e... A caso mi ricordo questo ricordo che mi ha fomentato. C'era c'è presente quei classici ponti di ferro per attraversare, certo, la strada, no? Certo. Io ho detto, io qua sto a Raccoon City nelle scalinate verdi che fanno quel tonk tonk tonk. Mi sono sentito a Resident Evil. Che poi era una città americana ma modellata sul Giappone, perché erano giapponesi i programmatori. Cioè, e quindi secondo me anche queste cose, questi media che abbiamo consumato, un po' ci hanno dato delle impressioni, qualche immagine. Beh, i miei genitori erano fissati con gli americani proprio per il cinema anni 80, che era super muscolare, pomposo, il sogno americano, anche lì Strass, vita, il sogno americano, la villa, Beverly Hills, Hollywood, cioè. Però è vero, quello che consumiamo alla fine, quello di cui ci cibiamo, ci influenza pure i desideri. E magari scelte di vita dove andiamo a finire. Greve, raga, nerdocultura qua. No, non è nerdocultura. Come no? Sì, è cultura pop, dai. Che Caparezza ci dava nostalgia di epoche che mai hanno vissuto. Non a caso Caparezza è fissato con Shigeru Mizuki, altro grande nostalgico. Non in quel senso, nostalgico buono. Lo ama, è partito da una canzone, dalla sigla dell'anime di Kitaro dei Cimiteri. Kitano?
No, no, è il Kitano. No, no, Kitaro, Kitaro in questo caso. Anche Kitaro. Se c'è un grande Kitano, veramente. È il Siatp? Sembra sì. Il pazzo, te. Beh, sembra. Te invece sei normale? Per pazzo, eh? Questo, sei aspetta, cos'era questo? Sembra il pazzo, sei. No, mi arrendo, mi viene in mente. Vieni. Come? Lundini e Bosca. Ah, ok, ok. Post sempre Bosca, una cosa nostra, comunque. Sì, ma una cosa pure troppo interna. C'è una cosa che è venuta su WhatsApp. Sì. A caso, è un vocale di Lundini a sì. Davide su WhatsApp. Cioè, praticamente dopo i Bosca, no? Lui ha vinto tipo 3 statuette, no? E invece no. E mi manda un messaggio. No, mi manda io un messaggio. Mi pare tipo tu che sei andato al MOBA, non mi ricordo, no? E lui mi risponde senza motivazione alcuna. Sei un bel pazzo, te, eh? Così. Sei un bel pazzo, te, eh? A caso completamente. Vabbè. Ma perché così? Queste cose fanno ridere perché sono delle particelle usate dai romani sì. Di convenzione. Esatto. Lui le usa apposta. Lui le usa. Sì. Sì, però era completamente a caso lì, capito? Sembra pazzo. Sembra pazzo, te che sono quelle cazzo. Che non ha fatto niente. Nulla, capito? Fa ridere per quello. Perché in realtà no. Ma se Lone! Ma dove vai? La festa è appena iniziata qui! È appena iniziato! È iniziato! È appena iniziato! Che vai via con le numere adesso! Ragazzi, non male, so che cazzo fa il Masella già che se ne va a dormire. No, ma lui va a letto molto presto. Vabbè, ma la differenza nostra lavora. Lui è un morning person. Il Masella è l'unico che lavora qui in mezzo, ragazzi. Noi siamo, anzi, credo. Noi siamo Masella, tipo Venom. A che ora andate a letto voi di media? 4-5, questa maratona è un po' prima, però 4-5 sempre. Ma io 6-7 del mattino. Penso. Eccola te svegli, di solito? Mezzogiorno, 1. Vabbè, te fai... Io l'una, 2. L'una massimo 2, però i 2 è impossibile. Giù, questo se non c'ho da fa niente, riesco a scherzare mai 2 ormai. Io ultimamente 2:30-3, sono alle 11. È già pazzo, buono. Sono per pazzo. È produttiva la notte. Quanti grammi hai lasciato in panzone per domani? La notte è rilassante, cioè non sento quella stessa che c'è nel giorno, pure perché il mondo dorme, sento un po' il riposo generale attorno a me. È la stessa cosa che ha detto Morgan, tipo. Ah, vero? Cosa ne pensi dell'esclusione di Morgan da X Factor, che ti piace molto? Sì, Morgan è stato appunto un mio idolo per tanto tempo, un simbolo per me, poi a un certo punto ovviamente ho razionalizzato e sono un po' crollato come idolo, ovviamente, perché si è reso umano. Lui dice, hanno chiamato Morgan e mi buttano fuori perché faccio Morgan. Non hanno chiamato Morgan per fare Morgan, quello non è il Morgan Show. Ti hanno chiamato per interpretare un giudice in un talent. Come gli altri stanno facendo, devi imparare a lavorare, a essere un professionista. Ti volevano far fare la parte del giudice, quello stronzo, quello più acculturato, e all'inizio gli stava pure riuscendo come ruolo, solo che poi ha sbroccato perché secondo me è instabile psicologicamente, una persona che non sta bene con se stessa, trova pericoli e paranoie, no, e nemici dove non ci sono, e mi ci rivedo in lui perché di personalità siamo molto simili, credo, proprio di base. E infatti è per questo che l'ho seguito per tanto tempo, perché a volte mi sembrava proprio, cazzo, cioè questo è proprio... Mi ricorda me per molte cose, però ormai, cioè, lo vedo come una deriva possibile mia. Possiamo più sintetizzare... Che altro. No, ma no. Così impossibile. È troppo in là. Sì. Diciamo che si può sintetizzare con... È un bel pazzo. Mi dispiace perché abbiamo conosciuto anche Asia Argento che... Sì, è venuta a studiare a voi, no? Che gli vuole bene e ne parla in modo di una persona che appunto dice la verità sulla persona, ma volendogli bene, quindi non è che la insulta, ma dice comunque la situazione è questa. Il suo problema è l'egocentrismo. Ad X Factor si è comportato proprio da despota, dava solo le canzoni che piacevano a lui, magari ai talent, che erano magari dei ragazzini, che ci sta, la prima manche gli dà una canzone sconosciuta. E vabbè, la seconda, la terza, la quarta... Infatti il suo gruppo è stato, cioè i suoi talent sono stati eliminati. L'unica cosa vera che ha detto, che mi ha fatto un po' aprire un po' gli occhi su come si sta strutturando X Factor, che sono Dargen e Fedez i due imprenditori che stanno investendo sul prodotto, quindi anche il montaggio e la storia che si vede è molto più pompata sul loro verso. Ah, ecco, un'ultima cosa su Morgan. Quando è uscito da X Factor è andato in giro a dire a me non me ne frega un cazzo, ora faccio uscire il mio nuovo singolo che sarà un capolavoro della musica. È una merda. Grazie. Ha usato merda come iperbole. Io rispetto il lavoro artistico di chiunque, ovviamente. Secondo me è mixato male. Ed è la cosa. Sì, è la cosa che gli ho detto pure a lui. È una cosa gravissima questa che ha appena detto. Sì, certo, l'amore ha spesso un po'. Per amare molto, per non amare più.
lui l'ha pubblicizzato come mo uscirà il singolo che rivoluzionerà il mondo, ma è tipo una... una follia musicale atta solo a far vedere quanto puoi fare le follie musicali. E ci può anche stare, però non andare a dire che sarà un singolo che sconvolgerà. E poi a me lui sembra uno che va in contesti dove vorrebbe splendere, ma ci sputa anche. Quindi se vuole fare il cantante pop, scrivesse una canzone pop perché ne è in grado, credo. Ma non se ne uscisse come sono il genio di questo cazzo, perché la superbia ti fa solo sembrare sì, antipatico, un pazzo. Voglio spezzare una lancia invece a favore, perché ci sta. Secondo me, gli ho detto anche a Morgan, ma perché non fai una versione ufficiale di Il senso delle cose? L'ho sentito? Sì, perché ho detto, guarda che bel pezzo che ha fatto uscire. Io penso, ho perso, sì, me la ricordo, l'occasione della vita. Ho perso tempo dietro a una svitata. È storta, però già si sente che è uno storto un pochino più pensato. Si sente, guarda, è una canzone. Più questo, un cantautorato orchestrale fatto bene, con un testo, appunto, è dritta. Intanto è un tranquillone Morgan, gli puoi dire le peggio cose che non querela, è uno della nostra parrocchia, insomma. Ah, meno male, sì, anche della mia. Ma lui lo sa che gli vogliamo bene dell'anima, sì, per questo che è per questo che ne parliamo. Genuinamente critici, ma anche perché appunto sappiamo il valore, no? Che strana la vita. Che strana la sua storia. Fantastica storia la vita, no? Vabbè, ormai vai proprio in pilota automatico totale, cioè. La sua storia è musicista, talentuoso, una cifra, preso da MTV, figlio di MTV con il suo gruppo, pompato dalla macchina stessa di MTV, che poi l'ha lasciato andare a un certo punto. Chissà perché anche lì... Guarda, ci stavo riflettendo, mi pare... ieri o oggi, ma non mi ricordo, vabbè, recentemente, su come molti artisti in passato, anche musicali, si sono dovuti affidare ad altri che gli hanno dato tipo la casa discografica oppure il management o comunque, cioè, tipo, ora invece è tutto un fai da te, e lo preferisco perché è più la modalità a cui siamo abituati noi, magari content creator, che c'è, cioè che sei montatore, autore, direttore della fotografia, sei qualsiasi cosa del tuo prodotto. Come nel cinema, che i comici fanno i registi, gli attori protagonisti e tutto il resto. Io vedo molti artisti del passato che appartengono a quest'epoca dove si affidavano ad altri, che mo in quest'epoca odierna magari fanno fatica perché non hanno più gli agganci, tipo Morgan, che lui continua ad aspettare una casa discografica che gli faccia il contratto, che lo faccia registrare. Non stiamo nel 1999, fallo tu, capito? Sì, compra dello studio, te lo puoi farlo, certo. Ah, ecco cosa ti volevo dire, che ho sentito il nuovo singolo di Simone, hanno rifiutato Simone Panetti a Sanremo e hanno preso Greenbaud. E che cosa ne pensi? Questa è una parentesi. Che cosa ne pensi? Il nuovo singolo del di Panetti, nuovo singolo di Greenbaud. No, non l'ho sentito, ho sentito quello di Simone. Okay. È veramente bello. Lo devo sentire. Non l'ho ancora fatto uscire. Ah. L'ho sentito demo, ma è bellissimo. Ma bellissimo, cioè, che emozionante musicalmente il testo. Allora, il significato della canzone è bellissimo, e poi ti piacerà sicuramente il significato della canzone, non dico niente. Musicalmente è bellissimo, poi ha fatto meno lo sgravone, perché di solito Panetti a un certo punto parte il pezzo da discoteca, boom boom, un sottocassa alla Berlino. Non c'è, però c'è una cosa lievissima solo in fondo, ma è proprio accennata, ma poi è proprio bella. Proprio bella. Vabbè, un bel pezzo. Però non hanno preso lui, hanno preso Greenbaud, stavi dicendo. Sì, sì, ma non lo dico per amicizia, perché quando Simone ha fatto una roba che non mi piaceva, l'ho detto. Però questo l'ha fatto veramente bello. Ma quando hai fatto quella cosa con tutta la band che ha fatto Simone Santoro? Ma che era? Cioè, stavi con uno studio? Ero lì. Ah, figata. Sì, io ho cercato morbosamente tutte le volte di attirare la tua attenzione. Vedete, veramente? Perché? Perché non accetto. No, sì, ma mi fai rovescia tutto! Buoni. Ma poi di così non è un bacio, è due testate. Facendo il forzato. Fuoco. No, perché non accettavo, e poi ho capito, e infatti ti mando anche quell'audio lunghissimo. Era in un hotel, non mi ricordo nemmeno dove. Ero lì che dicevo, no, vabbè, via, basta. Ho rinunciato, e ho rinunciato con tutti in realtà. Volevo farti capire che uno, ero non belligerante, che non avevo assolutamente niente contro di te, e due, volevo farti accettare questo tipo di ironia velenosissima, che è l'ironia poi vostra. E lo trovavo un paradosso. E ho detto, non è possibile che non accetti questa cosa, glielo devo far capire. E il problema è che io lo faccio capire con ancora più battute, che è l'errore più grande. L'ho capito, ho smesso.
diciamo che a me piace, diciamo, conoscere le persone prima e parlarci e capire effettivamente qual è il mood, qual è la finzione e dov'è la realtà. Appena capisco che tu entri in modalità pantomima, cioè stiamo recitando, non me lo stai a dire veramente, andiamo dritti. Okay. Cioè io quando sono su Twitch, a parte in questi momenti video dove palesemente non si può fare buffoni, sono in modalità pantomima, anche che non mi va, cioè, di essere troppo serio. Ma ci sta. Però ho capito, basta. Sì. Conoscerò le persone, però spesso è difficile, lo faccio ancora, tipo anche Kokeshi. Ah, merda, però ma me lo sta a dire sul serio? Come veramente Mario Brega. È uno se può confondere. Per davvero. E invece no. Mm-hmm. Mi interessa. In realtà mi è capitato spessissimo pure a me, perché questa vena di provocare ce l'ho pure io, no? Infatti è ovvio che è un paradosso. Però sì, in quel momento sono stato ipocrita, probabilmente perché tu come me sei abile nel toccare i tastini delle persone. Te ne sarai accorto nella tua vita. Sì, però non era nemmeno quello l'obiettivo, cioè semplicemente ho detto vabbè, gli dà noia la musica, ho una reazione dalla musica, vado sulla musica, ma non è per dire ah, se lo tocco con la musica almeno ci pensa, ci sta male, no, quella roba lì non mi interessa. Diciamo che poi vabbè, non lo dico per fare la vittima, ma marra ipocrita perché marra ipocrita in generale proprio, sempre. Dipende pure come sto psicologicamente in quel periodo, cioè se sto un po' giù è possibile che mi innervosisco e me la prendo. Poi il fatto che, questo lo voglio dire, il fatto che ci sia la cosa "io odio Dario Moccia" come sigla non l'ho deciso io, quello è una cosa, un montaggio che fanno i nostri fans ed è diventato una cosa. Ma quello non me ne frega un cazzo a me, non... Beh, è bellissima quella canzone, l'hai sentita tu? Sì, no, l'ho sentita, ma non è la comune, cioè non mi fa né caldo né freddo, cioè a me dà fastidio che qualcuno ci possa rimanere male, infatti io smetto sempre. Però quando si tratta invece di sparring, ho capito, cioè l'ho capito il tuo mood, quindi adesso è tranquillissimo. Come Morgan, sì, a volte divento super permaloso, ma poi, cioè, capito, entro in una modalità demone, io la chiamo. Poi 5 minuti dopo dico, ma magari stava, cioè, capito, no? Ma io ero uguale, poi ho detto, vabbè, basta, ci lavoro e... Esatto. Ho buttata giù parecchio. Sai che pure questo, vederlo sempre più come un lavoro, professionalizzarsi, mi ha aiutato molto in questa cosa. Ma ok, che ci può stare. Quello secondo me quella è una conseguenza. Però l'ho fatto più che altro per non far star male altre persone e soprattutto per non star male me, perché io comunque poi ci stavo male. Allora ho detto ok, non posso star male per le cazzate, e ho detto basta. Sì, con questa cosa empatizzo spesso, ma anche chi ha una personalità simile alla mia o alla nostra, che magari dici una cosa e tu sai che stai facendo sempre il trollino, mettiamola così, e poi vedi quella persona che non capisce e ci rimane male, tu muori dentro. Esattamente. Non è che te ne frega un cazzo. Esattamente. Questo ti rende umano. Io ci rimuginavo quella notte famosa e ho detto no, vabbè, ok, devo proprio aprirmi totalmente, cioè giocare proprio a carte scoperte, cosa che faccio quasi mai. Ho detto ok, vai, dico tutto, e merito anche un consiglio, sì. Eccetera eccetera. Sì, 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 anche a me piace questa cosa delle carte scoperte con le persone, non mi piacciono i non detti, le cose che tieni nascoste, è meglio essere libri aperti. Il vostro Final Fantasy preferito, così, per stemperare. 9. Che è il preferito di Agnese e non lo dice mai nessuno. Grande Agnese. Ah, non lo basta. Nessuno. Comunque è il... Non possibile nominare, proprio. No, non è che mi è venuta a me una parola così, basta, me l'ho detto. Comunque, no, per me è il 6, però, perché è tutto così steampunk, pixel art meraviglioso. Ma l'hai giocato ai tempi o l'hai recuperato? L'ho recuperato. Ehi, ah, ok. Ehi. Ah, il saluto romano di Pikachu, vai, sì. Perché il 6, cioè... Sì, non è che sono cane. Stavo guardando, cioè, sì. Faccio così a tutti. Poi Nobu Uematsu è uno dei miei compositori preferiti e mi ha influenzato, me ne sono accorto poi a posteriori, no? Perché io ho iniziato a suonare a 15 anni, ma ho iniziato ad ascoltare musica appassionatamente da quando sono nato. Quindi mi sono accorto poi dopo che tutte le musiche di Final Fantasy, tutte quelle atmosfere epiche, mi sono proprio entrate dentro e c'ho un effetto nostalgia assurdo, penso pure voi, no? Sì. Quando senti le canzoni di Final Fantasy. Assolutamente, assolutamente. Simone, te li ricordi Notte Fonda? Come cazzo fa a saperlo? È una canzone che ho scritto a 19 anni. Dan, si chiama Dan Pizzo qualcosa. I Notte Fonda. Ah, ok, ci avevo chiamato pure un gruppo. Però sì, è roba proprio antecedente a YouTube, ma di 4-5 anni. Greve. Stalker. Sì, assolutamente. Ma la ferma di mare è dell'Eva 01? Sì. Sì, Eva 01. Di cui ho io un cell originale, eh. Topperiamissimo. Credo sì.
No, ma non era per te, non era, non trovare tutto. Stai a devastare, porco due, sto qui tranquillo a scortare. Mettimelo il pisello proprio qua in faccia, così. Ti fai male a fare ste cazzate. Sì, è tarocca, e allora? Non l'ho detto io, questo l'ho detto a te. Secondo me è bellissimo. No, ma non hai capito, il sel originale non è la felpa. Cosa veramente assurda, guarda. Non è sel originale perché c'ho la felpa originale, il sel è il frame dell'animazione. Sei proprio una persona tremenda, guarda. Ragazzi, io vi devo salutare perché c'ho... No! Però potete stare qui. No! Grazie mille, Dario. Grazie a voi. È un piacere stare con te, lo sai. Ciao, ragazzoni. Ciao. Grazie di tutto, Darione. È un piacere. Dai, ci becchiamo presto. Flame, lo saluto. Aspetta, lo faccio pulire, gli faccio pulire il cazzo e poi lo saluto, ragazzi. Aspetta, scherzo, ma è mai successo. No, per carità.